Ma i vegani sono in grado, saranno in grado poi di fare attività sportiva ad alti livelli? Questa è la review di oggi. Ci sentiamo fra 5 secondi. Al di là delle considerazioni, magari fanno parte di altri ambiti, no? Della fisiologia, quindi di natura diciamo etica o qualcosa che uno ci crede fortemente, che non trattiamo oggi, iniziamo a capire se la dieta vegana può essere utile e interessante anche per chi fa attività fisica ad alto livello, quindi anche di tipo agonistico. E la review di oggi è uscita su International Journal Society of Sport Nutrition del 2017 e fa parte proprio di una linea di review che è stata segnalata dalla Sport Science Academy. E oggi l'esperto della Sport Science Academy, che è personal trainer a Roma, specializzato in dieta vegana perché è vegano e in attività fisica appunto con questo regime, si chiama Maurizio Falasconi. Ho scelto questa review perché attualmente rappresenta il documento più completo e aggiornato su questo controverso argomento. Infatti, fornisce indicazioni ovviamente basate su evidenze scientifiche sulla reale possibilità di predisporre piani nutrizionali composti esclusivamente di cibi vegetali e che siano in grado di soddisfare le esigenze di atleti e sportivi vegani. Grazie Maurizio. Beh, questo d'altronde è l'approccio che noi dobbiamo avere in funzione della dieta vegana. Non ci sono dei problemi, diciamo, a prescindere a priori, quindi siccome stai facendo una dieta vegana non potrai fare attività ad alta intensità. Assolutamente no. E intanto c'è anche da capire, in questa review è ben specificato, sono tutta una serie di attività sportive che hanno dei regimi energetici completamente diversi tra di loro. Quindi non si può dire che quella dieta in sé possa favorire lo sport o meno. Bisogna capire intanto qual è lo sport, intanto quali sono le richieste energetiche e intanto qual è la dieta da fare. Allora, la dieta vegana chiaramente è da tenere sotto controllo per due aspetti: l'energia e le proteine. Ci sono anche dei deficit possibili nelle vitamine B12, anche vitamina D e quant'altro, ma chiaramente anche questo va capito in funzione di un diario alimentare, di un allenamento nutrizionale fatto con uno specialista, chiaramente in scienze dell'alimentazione, quindi un nutrizionista che possa andare ad indagare bene insieme all'atleta quali sono i deficit, perché se tutto questo è, diciamo, è gestito e fatto in un modo strategico, si è visto che la dieta e la nutrizione vegana è valida assolutamente anche per gli atleti. A differenza delle credenze, se la nutrizione vegana ha la gestione e integrazione appropriate, può soddisfare le esigenze della maggior parte degli atleti. Qui infatti, su questa review che è stata segnalata, c'è anche la possibilità di poter andare a capire quali possono essere, diciamo, gli aspetti più importanti nell'alimentazione, ovvero le integrazioni, che anche in questo caso devono essere suggerite da uno specialista, di creatina e magari di beta-alanina. Allora, fatto questo, anche l'alimentazione vegana può essere utile per chi fa sport ad alto livello. Poi ci sono altri aspetti a considerare che riguardano i tempi della digestione, perché chiaramente la dieta vegana rispetto a quella onnivora ha dei tempi diversi per l'aumentato apporto di fibre e quindi l'assimilazione rilasciata nel tempo, e quindi ovviamente bisogna stare più attenti più che altro nei tempi della digestione, quindi prevedere dei pasti in funzione dell'allenamento e della gara con dei tempi diversi, ma tutto è fattibile e gestibile, bisogna programmarlo e quindi non ci sono dei problemi di fondo né sull'aspetto energetico né sull'aspetto proteico e neanche sui micronutrienti. Bene, grazie anche a Maurizio Falasconi per oggi, grazie alla Sport Science Academy. Se vuoi sapere cos'è poi l'Academy, dai uno sguardo al link più su. Ciao. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.